L'Unione Europea in questi giorni ha assunto o sta per assumere delle decisioni cruciali che incidono sulla vita di tutti noi cittadini europei in maniera estremamente pesante. A Bruxelles e a Strasburgo stanno decidendo come ci dobbiamo riscaldare, come ci dobbiamo muovere e in quali tipi di case dobbiamo vivere. Il tutto nel limite molto contenuto dei prossimi 5, 7, 10 anni. Si tratta di decisioni che hanno un impatto molto pesante sulla nostra vita e su questa questione faremo tre video separati. Questo primo dove parleremo della questione delle caldaie, un secondo dove tratteremo della questione delle automobili e infine uno sulle ristrutturazioni obbligate delle nostre case. Subito dopo la sigla iniziamo con il primo video. Si sa che l'aria nelle nostre città non è particolarmente salubre ed è ormai chiaro che la responsabilità è tutta o quasi dovuta, alle emissioni degli impianti di riscaldamento, specie quelli, a gasolio, ma anche il gas produce una grossa quantità, di CO2. La stessa Unione Europea ha stabilito l'anno scorso, cioè nel 2022, un cambio di rotta fondamentale circa le fonti di energia dalle quali dobbiamo approvvigionarci, prevedendo sostanzialmente la sostituzione delle caldaie a gas con le pompe di calore. Già nel maggio del 2022 era rimbalzata su tutti i media la notizia circa lo stop all'uso delle caldaie a gas, la cui vendita dovrebbe essere vietata a partire dal 2029. L'obiettivo di fermare il cambiamento climatico è ormai un chiodo fisso dell'Unione Europea e nel pacchetto REPowerEU si intende spingere tutta l'Europa verso soluzioni drastiche sul piano energetico. Di qui quindi l'intento di eliminare nel giro di pochi anni tutte le caldaie a gas, prevedendo dei limiti di progettazione in chiave ecologica che entro il 2029 dovranno escludere l'utilizzo di combustibili fossili. Attenzione però che questo principio vale solo per le caldaie autonome. Insomma, per i normali cittadini valgono limiti che invece per i grandi soggetti non troveranno applicazione. Il piano varato dalla Commissione prevede linee di indirizzo verso gli stati, quindi il divieto sarà definitivo quando tutti i singoli stati avranno adottato la direttiva europea che è in corso di approvazione. Va però detto che le direttive sono comunque obbligatorie e i singoli stati devono adeguarsi, pena l'apertura delle famose procedure di infrazione con relative pesanti sanzioni a carico degli stati stessi. Al momento si prevede di imporre un progressivo abbandono delle vecchie caldaie a combustibili fossili autonome entro l'anno 2029. Negli anni fra oggi e il 2029, che peraltro come capite sono pochissimi, sono meno di 6 anni, si prevede che le caldaie a gas saranno declassate e considerate non performanti sul piano energetico. E questa caratteristica si ripercuote poi sulle prestazioni energetiche dei fabbricati e in definitiva sul valore delle nostre case. In sostanza, se hai una caldaia a gas, la tua casa vale di meno. Però, se ci si allaccia a un sistema di teleriscaldamento sempre a gas, questa penalizzazione non ci sarà. Qual è quindi la logica in tutto questo? Le caldaie a gas dei privati inquinano e quelle dei grandi colossi energetici no? Effettivamente è un aspetto che lascia molto perplessi. Secondo Assotermica, che è l'associazione degli imprenditori produttori di apparecchi e componenti per gli impianti termici, l'impostazione più corretta sarebbe quella di favorire le caldaie che possano funzionare anche con tecnologie idonee a garantire un forte risparmio energetico. In realtà però l'Unione Europea, ha chiaramente puntato da un'altra parte e, così come per le automobili, sostanzialmente vuole, imporre che tutto passi alla produzione di energia attraverso la corrente elettrica. Fatto, l'unica alternativa tecnologicamente matura, per riscaldare le nostre case rispetto alle caldaie a gas è quella delle pompe di calore.
che sono alimentate elettricamente. La pompa di calore ha indiscutibilmente almeno un paio di vantaggi importanti, e cioè, da un lato funziona catturando energia dall'ambiente esterno, quindi dall'aria, dall'acqua di falda, dal sottosuolo a seconda del tipo di impianto, trasferendola attraverso un ciclo simile a quello dei frigoriferi all'acqua dell'impianto di riscaldamento delle case. È un'operazione che consuma una quantità non elevatissima di energia elettrica e produce effettivamente una buona resa termica. Il secondo grande vantaggio della pompa di calore è che funziona senza alcun combustibile e quindi non emette né inquinanti e nemmeno CO2. Restano però diversi elementi che scoraggiano l'installazione delle pompe di calore come sostituto delle caldaie tradizionali a gas. E sono diversi. Anzitutto le pompe di calore necessitano di elementi interni ed esterni ai fabbricati e non sempre questi spazi interni ed esterni sono fruibili e disponibili in tutte le unità abitative. Pensiamo in particolare ad appartamenti di piccole dimensioni o posizionate in palazzi molto angusti, o con facciate prive di balconi su cui posizionare gli elementi radianti esterni. Un'altra questione importante è il fatto che il costo iniziale di installazione è piuttosto elevato e quindi non è adatto a tutte le tasche e necessita tra l'altro anche di impegnativi lavori di tipo edilizio, quindi la rottura dall'interno all'esterno della casa, il passaggio sotto traccia delle tubazioni e così via. La corrente elettrica per farle funzionare è destinata nei prossimi anni molto probabilmente ad un aumento del prezzo, tenuto conto del fatto che tutto il continente, vista questa concatenarsi di norme, si riscalderà e si muoverà utilizzando solo corrente elettrica. E quindi il tutto mentre le centrali a gas, le centrali a carbone e le centrali a gas e petrolio sono destinate a venire via via spente, proprio perché inquinanti e proprio perché producono CO2, e non è ancora ben chiaro dove andremo a produrre tutta questa enorme nuova quantità di corrente elettrica necessaria per alimentare le nostre case e le automobili. Infine, tutte le nostre case saranno dipendenti da una sola fonte energetica, quella cioè elettrica. In caso di problemi di produzione o di approvvigionamento, per esempio dei blackout o altre situazioni critiche sulle reti distributive, le nostre case saranno esposte ad un rischio di blocco totale di tipo energetico. Si sostiene che la giusta combinazione sarebbe rappresentata dal impianto elettrico a pompa di calore abbinato al fotovoltaico con accumulo. Ora, a parte il fatto che il fotovoltaico con accumulo ha dei costi elevatissimi, resta da considerare che gran parte degli appartamenti non è in grado di poter ricevere installazione di impianti fotovoltaici che siano in grado di produrre una quantità di energia necessaria e sufficiente per alimentare le pompe di calore. Pensi per esempio a coloro che hanno case esposte a nord, si pensi a coloro che hanno dei tetti molto piccoli. Si pensi a coloro i quali hanno case coperte da altri fabbricati molto grandi che li ombreggiano o da alberi molto grandi che li ombreggiano. Insomma, il fotovoltaico non è certo per tutti, a prescindere dalla disponibilità di risorse economiche per poterli installare. Non dimentichiamoci poi che il riscaldamento serve in inverno e in inverno, come è noto, è il momento in cui gli impianti fotovoltaici producono di meno. E voi cosa ne pensate di questa scelta dell'Unione Europea? Siete d'accordo? Avete idee diverse? Ecco, scrivetecelo nei commenti qui sotto. Se volete seguirci, iscrivetevi al canale mettendo il like ai nostri video. Almeno i like sono gratis, non sono come la corrente o il gas che invece si pagano. Nei prossimi video esamineremo le altre due grandi questioni energetiche imposte dall'Unione Europea, e cioè l'auto elettrica nel 2035 e le ristrutturazioni forzate delle nostre case. Dunque, a presto e alla prossima!